Ciao a tutti, oggi una lezione di Pilates per lavorare sull'interno coscia e sui glutei. Grazie a Valeria e Barbara che hanno fatto questa proposta. Iniziamo. Iniziamo sdraiati con la pancia in appoggio a terra. Quindi ci mettiamo giù, facciamo riposare la fronte sulle mani, una sopra l'altra, e lasciamo andare i piedi. Allarghiamo le gambe alla larghezza delle anche, più o meno, e cominciamo ad andare a attivare i glutei. Come facciamo? Andiamo a flettere la gamba destra, portiamo il piede a martello, spingiamo il coccige verso il basso, quindi già i glutei sono attivi, così proteggiamo la lombare. Andiamo a inspirare, espirando solleviamo la gamba da terra e teniamola su. Respiriamo, inspiro dal naso ed espiro dalla bocca, ancora tre respiri, in, es, 2 e 1, inspiro, espiro, scendo, estendo la gamba, punto i piedi e oscillo a destra e a sinistra col bacino, do un attimo di pausa alla mia colonna, mi sciolgo, bene. Ristendiamo il dorso dei piedi, riportiamo il coccige verso il basso attivando i glutei, mi raccomando questo passaggio, e poi flettiamo la gamba sinistra, piede a martello, inspiro, espiro, sulla gamba. Non importa se leggermente si apre l'anca, quindi se il ginocchio va a guardare leggermente all'esterno, ma proviamo a rimanere paralleli, frontali. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro, e l'ultimo, inspiro, espiro, scendo e rilasso giù, punto i piedi, di nuovo oscillo a destra e a sinistra con i talloni, rilasso un attimo la schiena, benissimo. E subito ci andiamo a portare sul fianco, il braccio ci fa da cuscino, le gambe una sopra l'altra, addome forte, piede su piede, la mano qua che ci aiuta a non chiuderci ma a tenere comunque la zona del petto aperta. Andiamo a inspirare, espirando attivo il gluteo, apro il ginocchio verso l'alto senza permettere all'anca di aprirsi, quindi è solo un'attivazione del gluteo, attivo e apro, inspiro, espiro, e 3, 4, in, es dalla bocca come fosse una cannuccia, e 5, e 6, sento che il movimento me lo fa fare proprio il gluteo, 7, e 8, rimango con l'anca aperta, il ginocchio rimane a guardare in diagonale verso l'alto e senza muovere la parte alta della mia gamba stendo per 1, inspiro, 2, quindi dietro è sempre attivo, sempre leggermente contratto, e 4, e intanto l'addome è attivo pure, 5, e 6, e 7, e 8, da qua rivolgete la gamba verso di me, inspiro, espiro, faccio delle piccole circonduzioni, qui respirate liberamente, cercate di isolare il movimento alla gamba e cambio giro, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, piede a martello, raccogliete, non perdete altezza e spingete, raccolgo e spingo, raccolgo e spingo, e 4, e spingo, 5, e 6, 7, e 8, rimango qua, stendo la gamba che ho sotto, appoggio il piede, apro il ginocchio verso l'alto, il piede sotto va a martello, adesso uso questa mano per alzarmi verso l'alto, appoggio l'avambraccio a terra.
Sistemiamo la posizione, non vogliamo cedere qua, ma vogliamo sostenerci. Quindi bene, premiamo con il gomito, con la mano a terra, attiviamo leggermente gli obliqui. Questa mano può appoggiarsi morbida qui. Inspiro, espiro, sollevo quanto possibile il piede di taglio verso l'alto. Rimango, respiro. Ancora uno così. E poi punta e martello, rimango, cerco di non perdere altezza. Due e tre, continuo qua. E 4 e 5 6 7 e 8 e su delle piccole pulsazioni un po' più su. 3 4 5 6 7 8. Bene, rimango. 8 7 6 5 4 3 2 e 1. Bene, scendo, stendo, vado a spostarmi sull'altro fianco. Ok, quindi abbiamo detto gambe una sopra l'altra, flesse, il braccio ci fa da cuscino, questa mano ci tiene aperti. Inspiro, il gluteo si attiva, apro l'anca senza andare ad andare indietro col bacino. Rimaniamo qua, lavoro qua. 1 e in. 2 e 3 e 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Tengo lì, rimango con questa disposizione e stendo senza ruotare internamente la gamba. Inspiro e espiro. 2 e 3 e 4, e anche l'addome è leggermente contenuto. 5 e 6 e 7 e 8. Bene, stiamo e poi ruotiamo l'anca questa volta e andiamo a inspirare ed espirando cominciamo a fare delle circonduzioni. La gamba è stesa, forte. 3 2 1, cambio giro. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bene, piede a martello e vado a inspirare. Non perdo altezza, espiro, spingo. E 2, vado e spingo. 3, vado e spingo. 4, spingo. 5 e vado. 6 7 8. Rimango, stendo quella sotto, appoggio il piede, vengo su, trovo spazio qua, non mollo, piede a martello, mano qua che mi aiuta a tenere leggermente aperta questa anca e vado su. Rimaniamo un secondo, respiriamo, non perdiamo altezza. Tre e quattro, martello e vado a fare martello e punta, martello punta, non perdo altezza, respiro, ancora e gli ultimi due respiri. Bene, vengo qua, piccole pulsazioni verso l'alto. 8 7 6 5 4 3 2, tengo su al massimo, non perdo altezza, rimango, respiro, tengo anche qua, inspiro, espiro, lascio andare. Bene, da qua ci andiamo a portare a pancia in su. Ottimo, piedi in appoggio, bacino neutro per il momento, quindi sentiamo il sacro che si appoggia e la colonna lunga, braccia lungo i fianchi, palmi verso il basso.
allunghiamo bene la colonna, la cervicale. Se ci troviamo, perché soffriamo un po' di cifosi in questa situazione, mettiamo un sostegno per la testa, un cuscino, qualunque cosa che ce la rialzi un pochino. Ok, cominciamo a lavorare un po' sui glutei andando a inspirare. Ruotiamo il bacino in avanti, i glutei sono rilassati, quindi siamo del tutto sul sacro. Espiro, ruoto il bacino indietro, retroverto il bacino, attivo i glutei fortissimo, stacco il sacro, rimango lì. Quindi la colonna è a terra, la parte finale, il sacro è staccato, i glutei sono fortissimi, il coccige guarda verso le ginocchia. Inspiro, apro, quindi vado all'opposto, espiro, ruoto, stringo i glutei e stacco solo il sacro e rimango lì. Inspiro, apro, espiro, vado, chiudo. E inspiro, e 4, S. E 5, inspiro. E vado, mi raccomando, attivissimi, sono fortissimi, stretti verso l'alto, e inspiro, gli ultimi tre così, espiro, e 2, intanto massaggiamo anche la schiena che non ci fa male, vado, e 3, controlliamo in questa fase che le ginocchia rimangano dove sono, quindi che non tendano ad aprirsi, è quello che di solito tendono a fare perché il gluteo fa ruotare esternamente l'anca e quindi ci porta a guardare all'esterno con le ginocchia, no, rimaniamo lì con le ginocchia che guardano bene verso l'alto e lascio, facciamo l'ultimo, ruoto, attivo e rilascio, bene. Ora il viaggio continua, quindi andiamo a inspirare, apriamo, espirando di nuovo, attivo i glutei forti, stacco il sacro, ma poi vertebra dopo vertebra, stacco anche il resto della colonna e mi porto verso l'alto. Bene, inspiro ed espiro dall'alto, quindi da qua scendo, tengo su, tengo su, tengo su i glutei e l'ultima cosa che si appoggia sono loro e si rilassano e apro il bacino. Se avete sentito troppa tensione qua dietro e meno sui glutei, avvicinate un po' i piedi. Quindi inspiro, apro, espiro, ricomincio, mi arrotolo, vado su, coccige verso le ginocchia, inspiro, mantengo, espiro, scendo. Bene, questo ci serve a capire l'orientamento del bacino, quando poi andremo a sollevare semplicemente il bacino, ricordiamoci che il bacino è retroverso per proteggere la lombare, quindi il coccige è chiuso, vado su, glutei fortissimi sempre e scendo, anche qui le ginocchia non si aprono, inspiro l'ultimo, espiro, salgo, rimaniamo qua un secondo, sentiamo bene la posizione, non perdiamo altezza e poi scendiamo. Ok, bene. Adesso torniamo a fare l'esercizio di prima, aggiungiamo un piccolo lavoro per gli adduttori, quindi inspiro, apro, espiro, chiudo, stacco il sacro, rimango lì un secondo, 10 secondi qua, semplicemente teniamo i glutei attivi, 10, 9, 8, 7, respirate, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ora permettete alle ginocchia, anzi fate in modo che le ginocchia provino a toccarsi per 10, in, S, in, S, e 5, e 6, 7, c'è il mio vicino che urla, quindi attenzione fateli bene, e 8 se no arriva, 9, e 10, tenetevi lì. Gli adduttori attivi provano ad avvicinare le ginocchia, il coccige chiuso verso le ginocchia, glutei super attivi, 4, 3, forti, 2, 1 e lasciate andare. Ok, benissimo. Bene, ora isoliamo un secondo gli adduttori prima di tornare di nuovo sui glutei, quindi andiamo, mi giro così che possiate vedere meglio l'esercizio. Per cui, siamo qua,
andiamo a portare tallone contro tallone. Quello che vogliamo fare è premere forte i talloni l'uno contro l'altro. Inspiro ed espiro, premo lungo tutta l'espirazione, quindi inspiro, rilascio, espiro, premo, e inspiro 3, espiro, premo fortissimo, inspiro, espiro 4. Piedi a punta, stendo le gambe, inspiro, espiro, scendo in 6, 5, 4, 3, respirate, 2 e 1, rimaniamo con secondo, piedi a martello e piedi a punta, piedi a martello, piedi a punta e 3 e 4, piedi a punta, inspiro, risalgo lentissimo in 6, 5, 4, 3, 2, 1, bene, inspiro, espiro, scendo in 6, 5, 4, 3, 2, 1, e martello, punta, martello, punta, 3, e 4, punta, salgo in 6, 5, 4, 3, gambe fortissime, 2, 1, inspiro, espiro 6, 5, 4, 3, 2, 1, e martello, punta, 2, 3, 4, inspiro, espiro 6, 5, 4, 3, 2, 1, l'ultimo, inspiro, espiro 6, 5, 4, 3, 2, 1 e martello, punta, 2, 3 e 4, inspiro e su 6, 5, 4, 3, 2, 1, ultimo sforzo, tallone contro tallone, 4 pressioni, in, S, in, S, 2, fortissimo, e 3, e 4. Bene, inspiro sulle gambe, espiro, andate un attimo ad abbracciare, io torno fra voi. Ok, qua, rimanete qua due respiri, rilassatevi un attimo, magari premete un pochino le ginocchia contro il petto se sentite che la lombare ha accusato. In generale l'addome vi aiuta in questo esercizio qua a non creare troppa curva lombare, quindi a farla soffrire. Fatemi sapere se avete avuto difficoltà, che vi do dei consigli nei commenti. Ok, finiamo i nostri esercizi per i glutei. Quindi appoggiamo i piedi a terra. Di nuovo sistemiamo bene la colonna. Ricordiamo, adesso andremo a sollevare il bacino in un'unica soluzione, quindi senza tutto lo srotolamento, ma immaginando di avere un filo che ci porta su e porta sul nostro bacino. Il rischio di questo movimento è di non ricordare la retroversione del bacino, quindi è sempre comunque questo. Ricordatelo, perché sennò sentirete sicuramente dolore alla zona lombare. Ok, quindi siamo qua, il gioco si fa duro e i duri cominciano a giocare. Scherzo. Ok, andiamo a inspirare, espirando, retroverto, salgo. Bene, da qua. Senza perdere la retroversione del bacino, porto sulla gamba destra, piede a punta, inspiro, piede a martello, espiro, scendo con i glutei verso il basso. Ok, piede a punta, salgo, in, S, scendo. Piede a punta, salgo, S, scendo. Salgo e scendo. Ancora 4, salgo e scendo, e 3 e scendo, 2 e scendo, e 1 e scendo, piede a punta e scendo giù. Ok, mi riassesto, risistemo la schiena,
Se avete sentito qualunque tipo di tensione, ricordate retroversione del bacino e magari mettete in pausa il video un secondo per darvi agio allungando la colonna, altrimenti andiamo dall'altra parte. Quindi inspiro, espiro sul bacino chiudendo bene e andiamo a inspirare e portiamo sulla gamba sinistra, martello, scendo, in, S, 3 e giù, 4 e giù, 5 e giù, 6 e giù, 7 e giù, 8 e giù, inspiro punta e scendo giù, articolo bene il piede, ottimo, da qua ultimo esercizio, andiamo a inspirare sulla gamba destra, appoggio la caviglia sulla coscia, avvicino un po' il piede, inspiro, espiro sul gluteo, rimaniamo qui un secondo, 4, 3, mi raccomando, bacino, 2, 1, stendo, 4, 3, 2 e 1, fletto, 4, 3, 2, 1, stendo, 4, 3, solo due ne facciamo, è l'ultimo, inspiro, espiro, appoggio, inspiro, tengo, espiro, appoggio un secondo giù, wow, facciamo dall'altra parte, appoggio, apro, avvicino, salgo, mi raccomando il bacino, 4, 3, 2, 1, stendiamo, 4, 3, 2, 1 e 4, 3, 2, 1, stendo, 4, resistiamo, 3, 2, 1 e scendo giù, benissimo, andiamo ad abbracciare le gambe al petto, oscilliamo a destra, a sinistra, oscilliamo e respiriamo. Poi inspiro, espiro, premo le gambe al petto, inspiro, espiro, premo e in ultimo inspiro, espiro, premo, incrocio la destra sulla sinistra e le afferro, 4, 3, piedi rilassati, 2, 1 e dall'altra parte. 4, 3, 2 e 1. In ultimo andiamo a prendere dall'interno le ginocchia, le apriamo e stiamo qui quanto ci pare perché abbiamo finito. Respiriamo, allunghiamo bene gli adduttori. E insomma, quando vi sentite rilassate, che avete recuperato, potete tornare alle vostre faccende quotidiane. Abbiamo finito, grazie per avermi seguita anche in questa lezione, grazie per averla proposta, noi ci vediamo al prossimo video.